Allora, questo bene apparteneva al clan degli espositi, i cosiddetti muzzoni. Una delle manovre che sta facendo la cooperativa sociale è quello di proporre il bene alle scuole. Abbiamo portato a termine sia la potatura, sia ogni singolo intervento necessario per far sì che le olive arrivassero a maturazione. Infatti il prossimo dovremmo avere il primo raccolto di questo bene nel prossimo ottobre. Qua abbiamo allestito anche un'area picnic che la cooperativa, avendo all'interno delle persone capaci, ha fatto delle panche. L'immobile preesistente, ecco, che è quello lì che vediamo adesso, quello che stiamo vedendo. Le erbacce, quando il bene fu assegnato, arrivavano al secondo piano. Era tutto un bosco, tutta una selva. Si vede l'abbazia di Monte Cassino. Al nord troviamo il vulcano di Rocca Monfina. Poi abbiamo tutte le frazioni della località Toraglia di Sessaurunca. Quello è il comune di Teano, poi ci sta il comune di Carinola, dietro questo monte che è il Monte Massico, poi là ci sta Mondragone e oltre c'è la località Baia Domizia che fa parte, si vedono anche le isole, non so se riuscite a vederle, Ponza, Ventotene, ce n'è Palmarola, vedi? E il bene confiscato dell'amico Simmaco, quello là di là dei sogni, dovrebbe trovarsi dove stanno quelle serre. Stiamo facendo solo un lavoro volontario, tutti i componenti della cooperativa attualmente non stanno percependo alcun compenso per quanto riguarda il lavoro che hanno svolto su questo sito. Alcuni di noi, tre persone in particolare, hanno partecipato al corso di Assovoce, gestione dei beni confiscati. Un'ottima iniziativa dove si spingono le persone a prendere appunto iniziative per poter gestire, valorizzare questi beni. Ho conosciuto gli elementi di Libera, ho conosciuto elementi di altre cooperative che fanno rete e solo grazie alla rete si riesce a risolvere dei problemi. L'amministrazione comunale che ha creduto in noi ce l'ha consegnata per 25 anni. Il problema principe, di questi beni è l'investimento iniziale per poter fare degli impianti. Il lavoro è tantissimo, all'inizio eravamo tutti pieni di entusiasmo, adesso ancora non è fondo di reddito per i soci. Tutto ciò che viene incamerato viene rispeso per le migliorie del fondo. I soci della cooperativa sono tutti soci ex Formenti, che è una fabbrica che è andata in fallimento ed ha chiuso. Adesso fanno volontariato un po' grazie anche alla cassa integrazione, diciamolo. L'economia sociale può dare una svolta perché il volano potrebbe essere appunto questo bene confiscato. Però è dura perché il lavoro contadino, montanaro in questo caso, è molto impegnativo e faticoso. È molto faticoso, ecco.